Box. Quello attuale è un mondo che sembra sfuggire al nostro controllo e impedirci di capire dove stiamo andando. Sembrano essere scomparsi gli orizzonti e il senso dell'esistere, soprattutto dell'esistere con, dell'esistere insieme. Sono venute meno valutazioni e proposte credibili secondo i criteri etici, economici e sociali che avevamo conosciuto e che hanno avuto anche come conseguenza un decadimento della sapienza politica, di come la politica poi affronta queste cose. Tuttavia non sono rimaste soffocate esperienze che in molti luoghi hanno dato continuità e hanno dato innovazione al mondo agricolo e alla vita sociale. Si è tenuto ad Avezzano il primo congresso regionale FNA, Federazione Nazionale Agricoltura, organizzato dal vulcanico segretario regionale Vincenzo Tassoni. La giornata avezzanese si è svolta all'interno della sala convegni di Parco Torlonia, dove un nutrito gruppo di ascolto ha seguito con molta attenzione le parole degli eminenti relatori presenti all'evento. Io innanzitutto devo dire a tutti voi, i colleghi ci conoscono bene, ma molti di voi non sanno chi è questa FNA. La FNA è una federazione in rappresentanza dei lavoratori agricoli dipendenti. È una federazione che oggi rappresenta sul territorio nazionale circa il 10% degli iscritti. È una federazione che all'interno ha sviluppato tantissimi altri settori, come i lavoratori precari, i pensionati, dove tutto assieme supera i 430.000 associati. È una federazione che ha creato un ente di padronato che si chiama l'EPAS, che oggi raggiunge in Italia oltre 1.800 dipendenti, che puntualmente riscuotono gli stipendi. Anche questo va detto. E in genere il tempo non mi permette di andare ai congressi, ma a questo ho deciso di venire e credo che ho lanciato delle idee che possono avere un futuro, uno sviluppo diverso per quanto ci riguarda in questo territorio, che va oltre la federazione che rappresento. Parliamo anche dei giovani, parliamo del volontariato, parliamo dell'ente di formazione che noi abbiamo e vogliamo sviluppare, che stamattina stesso ho annunciato per questa regione. Qualche anno fa si sarebbe detto, gli osservatori economici scrivevano che l'Italia avrebbe dovuto abbandonare l'agricoltura, che l'agricoltura era un settore marginale, che era un settore solo per i paesi emergenti. E l'Italia avrebbe dovuto andare verso il terziario, lo chiamavano il terziario avanzato, insomma avevano varie declinazioni. Noi abbiamo sempre detto che forse l'Italia avrebbe dovuto fare come paesi come la Francia ha un investimento anche politico nel settore agricolo importante, l'Italia un po' così, no? Dedicava ministri di passaggio a quel settore, ministri che magari avrebbero voluto fare altro, che si fermavano poco e via dicendo, però a parte appunto questo elemento non polemico ma come dire, di costume in qualche modo, l'agricoltura ha ritrovato una centralità nella vita economica e nella vita sociale di questo paese. La giornata di oggi è importante perché l'FNA ha deciso di dedicare la giornata al tema dell'agricoltura sociale, quindi ritrovando una dimensione dell'agricoltura in grado di aprirsi al resto della società, non solo alla produzione ma al tema dell'inclusione di soggetti svantaggiati dentro l'azienda agricola. L'azienda agricola è un luogo che storicamente è più accogliente degli altri ed è in grado di mettere a disposizione i suoi spazi, le sue attività anche a coloro che sono meno fortunati per un periodo della loro vita o in modo permanente.
questa legge in modo moderno, stabilisce regole, dà delle possibilità, apre anche a una serie di finanziamenti e di sostegni che attraverso la comunità, le regioni, attraverso la comunità europea verranno immesse e sono ormai a disposizione. Quindi è un orizzonte nuovo per l'agricoltura, per l'azienda agricola, che si apre a un'attività altamente ideale, con forte idealità, ma pratica, perché entra nel tema del sociale a tutti gli effetti. Abruzzo è la seconda regione in Italia dopo la Toscana che ha, grazie all'assessore Pepe, quindi all'assessorato all'agricoltura, noi siamo state la seconda regione in Italia che abbiamo siglato un protocollo d'intesa con l'assessorato. Io ho assistito con molto interesse a questo convegno perché ho appreso delle cose che non conoscevo, come l'enorme potenzialità che ha l'agricoltura nel campo dell'integrazione sociale e quindi anche dello sviluppo economico. Un'impresa agricola, come dire, non produce solo prodotti, ma potrebbe produrre prodotti attraverso un'integrazione di tanti ragazzi disabili, di tanti anziani che potrebbero dalle grandi città dare un contributo e sentirsi attivi per la loro vita. E ho appreso che sia a livello nazionale sia a livello regionale si sta facendo molto per battersi per questo impiego sociale dell'agricoltura, che potrebbe dare sicuramente buoni frutti. Il mio intervento invece si è dovuto ridurre semplicemente in quello che ci compete, in quello che facciamo. Innanzitutto, ecco, noi come INAIL aspiriamo a diventare autorità nella diffusione dei dati, e i dati per quanto riguarda gli infortuni nel 2016 sono in lieve tendenza, cioè mentre a livello nazionale si è registrato un piccolo aumento degli infortuni sul lavoro, a livello Abruzzo invece abbiamo questo trend discendente continua, di poco ma continua, dell'1,5%, quindi siamo sempre sull'ordine dei 14.600 infortuni l'anno. Anche nel settore agricoltura nel 2016 gli infortuni sono diminuiti di qualche centinaio di unità, sono invece aumentati i morti sul lavoro in agricoltura, erano 4 nel 2015, nel 2016 ne abbiamo registrati 7, e questo è un dato, diciamo così, da tenere sotto controllo, perché anche se in Abruzzo a livello generale siamo passati dai 38 ai 29 morti sul lavoro, quindi c'è stato un decremento, una diminuzione, nel settore agricoltura sono aumentati, e questo ci dice che comunque se sono in diminuzione comunque non possiamo mai abbassare la guardia, e quindi fare di tutto per esaltare questi numeri e cercare di fare diffondere proprio una cultura sulla prevenzione. Questo settore, vedete, a diversa differenza di altri settori propriamente produttivi, vincolano a 360 gradi l'operatore che volesse intraprendere queste attività o che già lo fa, a cercare delle collaborazioni nel sociale, nel sanitario, nella formazione, nel lavoro, istituzionali e private sul territorio. Questo sistema di relazioni crea una rete, e questa rete io credo che sia alla base dello sviluppo del territorio. Quindi diciamo che l'agricoltura sociale è in mano agli amministratori, ma non solo, in mano al territorio, proprio per creare uno sviluppo del territorio stesso. L'anno 2015 è l'anno in cui viene fatta la legge quadro sull'agricoltura sociale. Non è quello il punto di partenza, quello è un punto di riflessione, perché l'agricoltura sociale da noi in Abruzzo viene da lontano, ma anche nel paese Italia. Basti ricordare alle forme
cooperativistiche che ci sono state nel nord e nel centro Italia, insomma, che facevano proprio da punto di riferimento non solo per i proprietari dei terreni, ma erano proprio cooperative di agricoltori che si mettevano insieme, condividevano anche lo stare insieme dopo il lavoro. Quindi diventava un aspetto di una grande capacità sociale, quindi il non trovarsi solo. Già le altre associazioni, non solo del mondo dell'agricoltura, ma anche del mondo del sociale e di ogni genere, vengono chiamate dalla regione per ascoltare da loro in modo tale che possa essere argomento di interesse e discussione regionale per la formazione delle leggi, delle norme, delle direttive, delle delibere. Così sarà anche per la Federazione Nazionale Agricoltura, che oggi qui celebra il suo congresso regionale. A proposito di questo, lo celebra in un luogo che è simbolo dell'agricoltura, all'interno del Palazzo Arsa, una volta Ente Fucino si chiamava da queste parti, proprio in occasione della riforma, insomma, dell'ente Maremma Toscana e del Fucino, e diventò un presidio importante per l'agricoltura in Abruzzo. Non a caso oggi in questa pianura del Fucino viene fatta una coltivazione che non è solo reddituale, quindi fattore economico, ma è un fattore che impegna intere famiglie, impegna genitori, mogli, mariti, nonni, figli, nipoti, amici, insomma. È proprio questo il modo di lavorare in agricoltura, di fare comunità, di stare tutti quanti insieme. Certo, il reddito è importante, perché poi attraverso il reddito è possibile, insomma, fare anche altre cose all'interno della famiglia o all'interno di questa famiglia cosiddetta allargata nell'agricoltura sociale. Io per questo motivo partecipo a questo congresso regionale, perché proprio all'interno di un luogo simbolo non solo di questo territorio, ma proprio del mondo dell'agricoltura, di ciò che vuol dire oggi l'agricoltura, quindi il recupero di valori che non hanno un sapore di vecchio, ma hanno un sapore antico, di grande portata, che oggi è il caso di riscoprire. Meno male che le istituzioni questo stanno facendo, dal livello nazionale ai livelli regionali, ma soprattutto a livello di Unione Europea. Oggi, in una società frantumata e dispersa, il primo grande compito di tutti è quello di ritrovare una coesione sociale. E in questa coesione sociale il primo, il secondo e il terzo settore, l'agricoltura, le istituzioni, il commercio, il mondo della produzione in generale, non può essere separato da tutto ciò che invece è volontariato e organizzazione del disagio per dare una risposta al disagio. Questo convegno, questo congresso di oggi sembra proprio essere la convergenza tipica di tutto ciò, perché si sta trovando in un settore, il primo settore, che è quello appunto dell'agricoltura e quindi della produzione agroalimentare, con tutte le tradizioni che vanno riscoperte, con tutto un bagaglio culturale che va ridato da una generazione all'altra, che va trasmesso da una generazione all'altra, si sta cercando di trovare come possono esserci delle esperienze lavorative che nascono proprio dal disagio. Il mondo dei disabili, detenuti, immigrati, gli anziani, i bambini, che possano ritrovare in tutto questo quello spirito che dicevo prima, di una società che ritrovi in un'unica declinazione una molteplicità di eventi. Qui oggi nasce una cosa diversa, nasce una cosa nuova, un tema importante abbiamo affrontato in questi ultimi mesi, da quando abbiamo cercato di creare una squadra omogenea e ci siamo riusciti finalmente, ed oggi tutti i collaboratori delle quattro province d'Abruzzo sono qui e sono qui per partecipare alla nascita della nuova realtà della Federazione Nazionale Agricoltura. La Federazione Nazionale Agricoltura, che per quanto ci riguarda rappresenta la casa madre di tante iniziative, di tanti strumenti, di tante attività, che dà lavoro a tanta gente in Italia, ma veramente a tanta gente. Qual è il bilancio che si può trarre della fine di questo congresso regionale della Federazione Nazionale Agricoltura?
Personalmente sono soddisfatto, soddisfatto dalla giornata, soddisfatto dalla partecipazione popolare e istituzionale, soddisfatto per gli interventi, il sottosegretario, il vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, l'onorevole Fiorio, è stato eccezionale, così come il direttore regionale dell'INAIL, così come il dottor Sacchetti della Regione Abruzzo, quindi tutti interventi di alta qualità. E le ho visto i partecipanti seguire con tanta attenzione, questo è segno che abbiamo colto bene, abbiamo scelto bene il luogo, abbiamo scelto bene i temi e la conclusione poi con l'apertura del sito Infap Abruzzo. Abbiamo voluto dimostrare e dire a questa gente che non siamo venuti qui per la passerella, siamo venuti qui per partire con un progetto interessante che riguarda non solo il comparto agricolo ma riguarda l'intero territorio anche sotto l'aspetto formativo, quindi ci troverete ancora per molto tempo e ci vedremo spesso sicuramente, perché le iniziative che sono state aperte qui oggi ci portano lontano nel tempo e daranno sicuramente dei buoni risultati se la partecipazione, come io mi auguro, sarà quella che è stata dimostrata oggi. A testimonianza del tema di un'agricoltura sociale, ma anche un'agricoltura che va oltre le generazioni, che passa dagli antichi mestieri fino alle nuove generazioni, c'è stata la partecipazione degli studenti che a loro volta sono diventati anche imprenditori. Con quale spirito è stata accolta questa iniziativa? Ma questo passaggio per me è stato straordinariamente importante, vuoi perché, come ho detto, mi ha riportato indietro di tanti anni, ma vuoi perché vedere l'Istituto Agrario di Avezzano che si presenta e spiega tutte le innovazioni che stanno portando avanti nei loro laboratori e contemporaneamente un giovane che che ha studiato lì e che oggi si è professionalizzato ed è venuto a presentare la sua azienda tecnologicamente avanzata con oltre 20 dipendenti. Beh, questo è quello che noi vogliamo, questo è quello che noi ci auguriamo, questo è quello che noi vogliamo incentivare a realizzare. Quindi sarà, per me questo abbinamento è stato estremamente interessante, così come il primo passaggio e quello che faremo adesso un'altra volta al Castello Orsini sul tema della immigrazione, della solidarietà, quindi del confronto fra le istituzioni e le persone che qui si trovano per lavorare. La gente dove trova la Federazione Nazionale Agricoltura? In Abruzzo quali sono le sedi? Le sedi, noi abbiamo la sede di Lanciano, la sede di Chiediscalo, la sede di Pescara, adesso sul sito aggiorneremo, ma già ci sono tutti gli indirizzi a Pescara, ad Alba Adriatica, a Teramo, all'Aquila, il grande centro servizi inaugurato un anno fa e che sta veramente fornendo dei qualificati servizi all'intera categoria e alle categorie sociali. Quindi abbiamo una serie di strutture con diversi dipendenti che si occupano di questo comparto.